Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Conosciamo oggi altri due candidati alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, candidati al Consiglio regionale. Conosciamoli, in realtà li conoscerete bene anche voi perché sono due, come dire, vecchi mestieranti della politica, possiamo dire così, visto che abbiamo in studio. Adriano Chini per Toscana Sinistra, che saluto e ringrazio. Buonasera e benvenuto. Bene, grazie per l'invito. Adriano Chini è candidato nel collegio di Firenze 4, quindi la piana fiorentina, insomma, che poi è l'area geografica, come dire, che ha visto tutta la sua carriera politica, visto che è stato a lungo sindaco di Campi Bisenzio. Do il benvenuto anche in collegamento a Massimo Mattei, candidato invece per il Partito Democratico nel collegio Firenze 1, Firenze Città. Buonasera e benvenuto Mattei. Buonasera, ascoltatori. Ciao Adriano. Ciao Massimo. Allora, insomma, anche Mattei una lunga carriera politica, già in giunta a Firenze, assessore al traffico, giusto Massimo? Se non sbaglio, insomma, è lavori pubblici. Quindi, insomma, ci sono tante questioni che oggi, come dire, vi vedono contrapposti, anche se tutte e due dalla parte sinistra degli schieramenti, ma in due posizioni contrapposte, il Partito Democratico e Toscana Sinistra. Come facciamo sempre, vorrei partire dalle motivazioni, come dire, che vi hanno spinto a candidarvi, no? Perché comunque è un ritorno sulla scena politica, la volontà di ritornare sulla scena politica, alla politica attiva, di due persone, come dire, hanno scelto di rimettersi in gioco. Parto da Adriano Chini, con una formazione Toscana Sinistra più a sinistra dell'area in cui lei ha militato per tanto tempo e di cui è stata espressione anche come sindaco. Sì, dunque, io ho fatto 20 anni il sindaco a Campi Bisenzio, con una breve interruzione da consigliere regionale dal 2005 al 2007. Francamente io non ho mai chiesto né di candidarmi a sindaco né di candidarmi per il consiglio regionale nel 2005. Questa volta io pensavo di essere fuori dal gioco, però il mio partito, Sinistra Italiana, ripetutamente mi ha sollecitato. Io la prima, la seconda volta ho detto di no, però devo dire la verità, quando me l'hanno chiesto, a me già, ho detto di no, ma era già entrato un po' di pizzicore, diciamo. E poi mi hanno detto: guarda, ci servi, perché pensiamo che la tua presenza possa essere nella piana una presenza significativa, e allora ho detto di sì. Poi infine questa è la mia vita, perché prima di fare il sindaco a Campi ho fatto di fatto 10 anni il segretario del Partito Comunista Italiano di Campi Bisenzio, quindi c'è la mia vita, ecco, nella politica. Matteo, la stessa domanda anche per lei, poi verremo anche ai temi, no? Però prima voglio capire, come dire, chi ve l'ha fatto fare, no? Perché poi il tema oggi, nel 2020, è un po' quello, no? Ma chi me l'ha fatto fare? Innanzitutto una passionaccia per la politica, è la stessa cosa, credo, che abbia Adriano e hanno tanti amici e compagni che con noi hanno condiviso un lungo percorso. Io sono stato lontano dalla vita amministrativa per alcuni anni, ma non sono stato lontano dalla politica, anche perché non ci si dimette mai dalla politica. Credo che sia opportuno, in un momento delicato per la storia del centro-sinistra e per i rischi che si possono correre con una vittoria anche in terre tradizionalmente progressiste come la nostra, che tutti noi si sentono una responsabilità in più, e quindi questa volta non sono voluto stare a guardare, ho deciso di rimettermi in gioco, farlo con la passione che dicevo prima, con l'attaccamento a quei valori che mi hanno contraddistinto e che hanno visto me e Adriano sempre dalla stessa parte. Adesso siamo divisi, ma se dovessi trovarmelo in consiglio sono convinto che poi alla fine quel comune denominatore che abbiamo farebbe sì che sulla stragrande maggioranza dei temi ci troveremo dalla stessa parte della barricata. Questo è un po' il tema, no? Parto da Adriano Chini, mi soffermo un attimo sull'aspetto politico, perché insomma oggi molti additano, diciamo così, a Toscana Sinistra il rischio, diciamo, di far perdere il centro-sinistra e quindi il candidato di centro-sinistra Gianni, che insomma, stando ai sondaggi o comunque insomma alle rilevazioni fino alle ultime realizzate, è quello che sfiderà direttamente Susanna Ceccardi, e quindi si invoca il voto utile per non far vincere la destra. Ve la sentite questa responsabilità e come rispondete? No, io non me la sento
perché le cose sono andate in un determinato modo. Che succede? Succede che qualche mese fa Matteo Renzi, che pur ora guida un partito del 2,5, ma che ha lasciato tanti colonnelli in Toscana, la segretaria regionale, il capogruppo in Senato, Luca Lotti, che pur essendo, come dire, ha dichiarato che si allontanava o autosospendeva dal PD, continua a fare le riunioni di maggioranza della propria corrente e così via. Allora Renzi dice: il nuovo candidato deve essere Giani, supinamente il PD. Allora io non metto in dubbio che il PD aveva la legittimità per esprimere il candidato o la candidata. Però il presidente non si discute, il programma non si discute, e ogni forza politica ha la propria dignità e vuol preservare, come dire, in modo corretto rispetto al corpo elettorale, agli iscritti. Ecco. Chi ha la responsabilità? In politica è sempre stato così. Chi ha la responsabilità di unire le forze? La responsabilità di unire le forze ce l'ha il partito di maggioranza. Se il partito di maggioranza non è disponibile a discutere assolutamente di niente, è del tutto ovvio che qualcuno va dall'altra parte. Dall'altra ci sono parte. Dei pezzi però di sinistra italiana, qualcuno ha dialogato con il Partito Democratico? Certo che è stato dialogato con il Partito Democratico, però questo è il candidato, questo è il programma elettorale, non si discute. E quindi questo, se non si discute, diventa complicato fare, come dire, un'alleanza. Senta Matteo, volevo chiedere anche a lei una domanda simile su Italia Viva, ma anche su Forza Italia, no? Perché una delle sfide di Italia Viva, ma insomma evidentemente per un'eventuale vittoria di Gianni, servono anche dei voti che stanno invece alla vostra destra, diciamo così, insomma il cosiddetto voto moderato, chiamatelo come volete, che dovrebbe essere rappresentato appunto dalla colonna, diciamo così, dalla stampella, anche se non è un bel termine, di Italia Viva. Sta funzionando questo progetto, secondo lei? Ma queste sono elezioni particolarissime, dove è difficile fare campagna elettorale, dove è difficile sentire il sentimento delle persone. Chi come me, Adriano, ha fatto tante campagne elettorali, sentiva crescere o diminuire il consenso attorno alla propria formazione politica o attorno alla propria persona. Questa volta, per le mille limitazioni e per la brevità della campagna elettorale, immagino che, cioè, sia per me che per lui e per tutti, sia molto più difficile riuscire a capire questo consenso dove va. Io vedo una grande partecipazione a iniziative del PD, a iniziative mie personali, di altri candidati. Ieri sera vengo da una scena con 250 persone a Firenze, alla Loggia, al Piazzale Michelangelo. Riesco a vedere il PD. Quello posso dire che incontriamo e stiamo, soprattutto a Firenze, mi sentirei dire, per avere un ottimo risultato. Italia Viva non so valutarlo, immagino che porterà un valore aggiunto alla coalizione, e quello è ovvio, perché se i decimali o se no se le percentuali di vittoria sono quelle che si vedono nei sondaggi e per la prima volta vedono la Toscana contendibile, se un partito ha il 3-3,5%, mi verrebbe da dire che diventa importante. Poi determinante non lo so, perché magari quel 3,5% dei elettori, se non ci fosse stato Italia Viva, se Italia Viva fosse si fosse, che ne so, presentato da solo, magari avrebbero votato tranquillamente per il centro-sinistra e avrebbero contribuito ugualmente alla vittoria di Gianni. Sono elezioni particolari. Io credo che al di là degli errori che ci possono essere stati, perché se siamo arrivati divisi a una competizione così drammatica,
un'analisi vada fatta e a questo punto si può fare soltanto il 22. Io spero si possa fare il 22 avendo vinto, perché se le analisi si fanno il 22 avendo perso, non voglio neanche pensarci a questa evenienza, ma positivamente potrebbe esserci, i problemi saranno drammatici per i toscani nei prossimi 5 anni. Ti fermo Massimo, scusami. No, non c'è problema, intanto poi riprendiamo anche il discorso, se vuoi volevo entrare un attimo anche sui temi, però parto da Chini, perché insomma due o tre argomenti sono centrali per lo sviluppo economico, diciamo, o comunque lo sviluppo di una città, il futuro di una città, Firenze oggi, che la considero ovviamente in area allargata, visto che, come dire, Firenze non può prescindere dalla Piana, e la Piana da Firenze va immaginata in un contesto molto difficile, quello dell'emergenza coronavirus e quindi delle ricadute economiche negative che ci sono in questo senso. Io vorrei partire proprio da qui. Secondo lei, Chini, che scatto dovrebbe fare la Regione Toscana, la zona di Firenze, partiamo da lì, visto che ha subito in maniera così forte il contraccolpo di un turismo mancato e di un'emergenza Covid che a livello occupazionale dimostrerà una crisi molto molto forte, anche in una zona della Toscana che comunque ha retto altre crisi anche in passato e funziona piuttosto bene? Senta, posso rispondere dopo a questa domanda, perché io ho un debito con un po' di elettori e vorrei chiarire una cosa. Sì, prego. Anzi, tre cose velocemente. Velocissime, però. Allora, io dico ai cittadini della Piana, che frequento di più, noi ieri sera, ecco, abbiamo fatto una cena con 100 persone al Circolo di Capalli. Io dico, andate a votare. Sarò un po' retorico, ma nel mondo anche ora ci sono persone che muoiono per acquisire il diritto di partecipare a elezioni libere e democratiche. Poi voglio dare un'informazione, ed è questo il debito che ho con alcuni elettori. Voglio dare un'informazione agli elettori. Gli elettori si troveranno di fronte a loro una scheda. Una scheda sola, ma due voti. Uno per il presidente che scelgono e uno per il partito o il raggruppamento che, se ritengono, votano di quelli che sostengono il candidato che hanno votato. Chiamiamolo X, il candidato. E poi, se vogliono, danno la preferenza. È del tutto ovvio che io voto Fattori, voto Toscana a sinistra e poi do la preferenza a me e a Lorena Passerotti. Ma c'è un'altra possibilità di cui tutti parlano ma che non spiegano bene. E io voglio spiegare bene. Bene. L'elettore si trova davanti questa scheda e ha la possibilità di dare il voto disgiunto. Il che vuol dire? Che un elettore può votare un candidato X a presidente e poi può votare, come le elezioni comunali, però questa questione del voto disgiunto la gente non la capisce. Io nei prossimi giorni cercherò di spiegarglielo, perché me lo chiedono. E vale per ogni candidato, ovviamente. Allora, uno può votare il candidato X e votare un partito o un raggruppamento che non sostiene quel candidato, d'accordo? E dare le preferenze ai candidati di quel partito, perché se le dà a un altro partito non è valido niente. Ecco, io mi scuso, domanda vale rispondo la dopo, ma io avevo un debito. L'ho spiegato con i video e via discorrendo, ma se io vado al mercato, dice, ma hanno parlato di voto disgiunto. Ecco, il voto disgiunto è quello questo. Lì. Ha fatto bene a ripeterlo, perché effettivamente, insomma, è una possibilità che in diversi potrebbero vagliare, comunque è un'opportunità che viene data. La stessa domanda, ora gli do subito la parola di rispondere, facciamo un po' di botta e risposta, la giro a Massimo Mattei. Allora, Massimo, se vuoi entrare te sul tema, no, di come cambierà Firenze, di come deve cambiare anche forse una monoeconomia, insomma, comunque un'economia molto basata sul turismo che oggi inevitabilmente mostra il fianco, no? Io sono in centro in questo momento e vedo plasticamente le difficoltà di una città che non riesce a riprendersi dal post-Covid.
mentre altre zone della Toscana, sto pensando alla costa, pur con tutte le difficoltà del caso, hanno avuto un'estate dove non hanno avuto un calo importante rispetto al 2019, sono adesso in un locale che aveva a gennaio 19 dipendenti, che adesso ne ha 5. Un locale che rispetto al settembre del 2019 vede ridursi del 30%, del 70% i propri introiti, perché avevamo una economia nel centro di Firenze sostanzialmente soltanto di turismo. Io abito al centro da un po' di anni e devo dirti che nel palazzo dove abito io ci sono 16 unità immobiliari e durante il lockdown eravamo in 4 ad abitarle, perché 12 sono bed and breakfast o similari. E immaginatevi il dramma che possono vivere in una situazione già che le difficoltà che vivevano i piccoli alberghi che comunque ci sono in centro, magari 2-3 stelle, perché chiaramente il Four Seasons non sente, non è un, certo. Non è classismo il mio, figuratevi, non sente questo tipo di concorrenza. E immaginatevi adesso per un commerciante, per un albergatore del centro storico di Firenze, cosa deve essere vivere il post-Covid. Quindi vorrei davvero che le politiche regionali fossero politiche d'aiuto a questo tipo di imprese, che sono il tessuto sociale importante della nostra regione. Perché noi, soprattutto a sinistra, per anni e anni abbiamo visto i commercianti, spesso li abbiamo additati come gli evasori, come le persone, la piccola borghesia che non ci votava e che non volevamo rappresentare. Ecco, io vorrei che in questo momento si comprendesse che senza questa grande parte dell'economia del nostro territorio ci stiamo impoverendo, ci stiamo rendendo meno sicuri, perché io mi farei vedere la diversità del vivere il lockdown in centro rispetto alle periferie. E soprattutto tra qualche mese, quando gli ammortizzatori di qualsiasi tipo saranno finiti, perché non potremo vivere sempre a debito, io sono convinto che avremo un problema di tipo sociale, perché quei 15 dipendenti che mancano all'impresa dove sono adesso a fare il collegamento saranno 15 persone che andranno alla ricerca di un lavoro che difficilmente troveranno. Ho capito. Quindi problema sociale, problema economico, ahimè problema sanitario. E credo che la risposta possa essere soltanto politica, e debba essere soltanto politica. Chini, la domanda è la stessa. Sì, no, dunque, io credo noi si abbiano di fronte i problemi in una dimensione probabilmente inferiore, li viviamo nella piana, la situazione credo nel centro di Firenze, per il tipo di caratteristica, certo, è ovviamente diversa, ma non c'è dubbio. Però la crisi occupazionale rischia di colpire anche la piana. No, e non c'è dubbio, no. Voglio dire, è tutto un unico. Il mondo recede, è tutto inevitabile. Unico, no? Io credo noi si abbiano intanto un paio di priorità che sono infrastrutturali. Una è quella del ponte sull'Arno fra Signa e la Strassigna, che serve non solo la piana, ma serve lo sviluppo della Toscana. E qui francamente io devo dire, un candidato del PD è andato lì e ha brindato al nuovo ponte. Ancora non c'è un euro, non c'è un progetto, non sono d'accordo di dove farlo, di dove collocare il ponte, e sembra il ponte bello realizzato. E poi la metropolitana di superficie, quella che vorrebbero far passare dalle piagge San Donnino Campi, è una follia questa. La metropolitana naturale è per Etola, quindi attuale aeroporto, Campi, Osmannoro, Sesto Fiorentino, Università di Sesto Calenzano, laddove si raccolgono migliaia e migliaia di esercizi da un lato commerciale, dall'altro
produttivo, la grande industria, penso alle CKN e alla ex Galileo, ma anche artigiani e così via. E smettiamo di pensare, qualcuno per favore può andare al piazzale di Monte Morello e vedere giù, io ci sono stato la mattina presto, il pomeriggio e dopo cena, lì in quel fazzoletto, fazzoletto che potrebbe essere, noi non diciamo, non abbiamo mai detto nella piana tutti no, abbiamo detto tantissimi sì, ora non faccio l'elenco, noi diciamo un sì ora, un altro, sì, sì al parco, no all'aeroporto, che come dire rovina tutto ciò che abbiamo realizzato in questi anni, no all'aeroporto ma sì al parco. Che attrattiva può avere un parco che va da Peretola alle Cascine di Tavola? E aggiungo una cosa, sì. Ma chi viene da Shanghai? Io sono stato a Shanghai perché come sapete avevo nominato una signora di origine cinese in giunta e mi hanno portato per forza, nonostante io gli aerei non li amo, non amo né gli aerei né gli aeroporti. Sui bene, secondi l'avevamo notato. Ecco, mi toccò andare a Shanghai per forza perché il console è via discorrendo. Sì. Allora, Shanghai è una grande città, ovviamente. Allora erano 23 milioni, ora è passato 7-8 anni, saranno di più. Ma 2 ore e mezzo per andare all'aeroporto. No, ma quello che voglio dire, è ovvio che Shanghai non è mia Firenze, nei Campi nel Sesto. Ma uno che ci mette 2 ore e mezzo da Shanghai, se poi è in centro, in una cittadina al centro della Cina, deve prendere un altro aereo e andare a Shanghai. Dai. Uno che ci mette a venire in Italia 20 ore, o che atterri a Pisa, o che atterri a Bologna, ma qual è la differenza? Non viene a Firenze perché atterra a Bologna? Ho capito. Ma stiamo scherzando. Matteo, volevo insomma rivolgere se vuole anche su questa domanda, però vorrei allargare un attimo il ragionamento, perché poi come dire, lei si candida a Firenze, una città che è sicuramente interessata da queste opere, ma ce ne sono anche altre, no? C'è un tema più generale che riguarda gli investimenti che vengono fatti in città. Io ci voglio mettere dentro, visto che via comune anche come dire, tra Firenze e Campi, il discorso dello stadio, cioè quanto la regione nostra secondo lei è attrattiva rispetto agli investimenti esteri che arrivano in città sul nostro territorio, quanto le regole che attualmente esistono sono o non sono come dire difficoltose per chi decide di investire nel nostro paese? Ma io da imprenditore più che da politico in questo momento, investire in Italia non è semplice, perché l'Italia ha un problema vero di burocrazia. Io l'ho visto lavorando in modo continuativo nel mio settore durante il lockdown e durante la più grande tragedia sanitaria del secolo. Arrivavano indicazioni da parte della pubblica amministrazione spesso addirittura in contrasto, quindi immagino per quanto riguarda le norme sulle infrastrutture a che livello si possa essere. Poi alla fine c'è sempre la risposta che adesso va di moda, sì, ma il Ponte Morandi. Sì, tirato su. Io credo che si debba velocizzare per forza di cose il processo di costruzioni, perché non può essere altrimenti, cioè non si può vedere. Io faccio un esempio, poi alla fine ho visto nella sua meravigliosa, nella sua totale bellezza, ma io sono stato senza vedere la piazza dell'ospedale di Santa Maria Nuova, perché c'erano lavori fissi a Santa Maria Nuova e non so quanti sono durati i lavori, poi hanno fatto un ospedale meraviglioso, è sicuramente uno degli ospedali in questo momento perlomeno più belli del mondo, spero anche più di qualità del mondo, ma sicuramente più belli, ma vi ricordate che per 10 anni non abbiamo potuto vedere. Questo succede da tutte le parti. Per quanto riguarda invece il discorso che ci accomuna, cioè lo stadio, io penso che Firenze non sia i confini comunali. Firenze, forse perché ho fatto il presidente del consiglio provinciale, quindi ho un'idea molto più grande
della nostra città, molto più vasta. Cioè, a me non interessa se lo stadio è a Campi oppure a Firenze, a me interessa che i fiorentini possano, i fiorentini interessati ad andare alla partita possano vedere la partita comodi e in una situazione di sostanziale sicurezza. Poi il resto mi interessa meno, l'importante sono le infrastrutture e la viabilità per arrivarci allo stadio. Certo, da tifoso della Fiorentina e da abitante di Firenze, avere lo stadio vicino è sicuramente avere lo stadio in città, al Franchi, che rappresenta anche una parte del cuore di tanti tifosi, è sicuramente migliore. Però poi alla fine io ragiono in termini d'area metropolitana, ragionare soltanto in termini di Firenze e di Firenzina è quanto di più sbagliato ci possa essere. Su questo volevo chiedere anche a Chini, velocemente perché non manca molto, sì. Funziona la logica dell'area metropolitana, della città metropolitana anche come ente di secondo livello? C'è qualcosa da rivedere? Come dire, quello che dice Mattei, cioè l'organicità di una città sta funzionando, può funzionare meglio? Perché poi no, c'è sempre il mito, lei viene dalla Piana, insomma qualcuno gliel'aveva anche intestata a lei, all'allora sindaco di Gianassi, di Sesto Gianassi, insomma la volontà di costituire una Piana forte che facesse anche da contraltare allo strapotere fiorentino, ora lo dico in termini un po' forti, ma più no, o meno. No, la nostra idea non era il contraltare, la nostra idea era di unire le forze per interloquire meglio, diciamo. Io le considerazioni che faceva Massimo le sostengo da 30 anni, il problema è le fa lui, perché nel 2010 io e Gianassi proponemmo di fare lo stadio di Firenze Osman Oro 2000 a 100 metri dall'uscita della Firenze Mare a 11, e era possibile fare un'uscita sulla A1 a 50 metri. Ora, sì. Con qualche esagerazione, ma non la risposta del sindaco di Firenze, non mi ricordo nemmeno chi era allora. 2010, Massimo, aiutaci te. Era Massimo nel 2010. 10 era domenica. Ecco, la risposta fu, ma non è Firenze. No, la 10 è Matteo Renzi, scusa, per te. Ecco. Ah, già, vinse le primarie nel 2009 e io dichiarai abbiamo il nuovo Berlusconi. Comunque, bene, ma non è Firenze, ma non è Firenze. E questa risposta noi l'abbiamo sentita tante volte. Quindi se noi vogliamo costruire qualcosa di bello, di funzionale, eccetera, primo, il presidente della città metropolitana non può essere il sindaco della città capoluogo. La tendenza a fare gli interessi di Firenze, voglio dire, probabilmente tutti lo farebbero, non solo Nardella. Bisogna ritornare alle elezioni della città metropolitana. Io vi dico una cosa, io per 5 o 6 anni ho fatto il vicepresidente regionale dell'ANCI a suo tempo, nelle prime due legislature da 93, dopo lo sciopero dei sindaci, 97-98. Io fare il sindaco di Campi e fare anche il vicepresidente, sarà perché ho capacità inferiore agli altri, vicepresidente dell'ANCI, e quindi andare a San Miniato, andare di qui, di là, e cioè io non ce la facevo. Allora come fa uno a fare il sindaco di Firenze, che è probabilmente più importante di un ministro, mi spiego? Sì, a fare il sindaco di Firenze e a fare il sindaco di una provincia che ha tanta offerta, ma che ha anche tanti problemi, e quindi bisogna distinguere un po', ecco. Siccome siamo in chiusura, vi chiedo in 20 secondi a testa, davvero parto da Adriano Chini e poi Massimo Mattei, lo faccio spesso, insomma, qual è la prima cosa, il primo fascicolo proprio pratico che vi piacerebbe avere sulla scrivania se sarete eletti consiglieri? Cioè la prima cosa anche molto specifica, molto particolare o più ampia, insomma, di cui vorrete occuparvi se sarete eletti dal 20 e 21. Ma io proporrei subito che venga rivisto
attraverso una sollecitazione al Parlamento, il fatto che per realizzare l'aeroporto sono state cambiate le norme. Dopo tre bocciature dell'ATAR e del Consiglio di Stato, che ha fatto il Parlamento? Come fece Berlusconi quando il falso bilancio? Invece che cambiò la legge, il falso bilancio non c'era più. Sono cambiate le norme e quindi quello che ha detto il TAR e il Consiglio di Stato probabilmente non vale più. Non è un modo particolarmente democratico di affrontare i problemi. Mattei? No, io se dovessi essere eletto, il primo impegno sarà a favore di tutti di tutte le attività della nostra Firenze in questo momento sono in crisi. Io vedo una situazione che non è sostenibile e che creerà tra breve problemi veri sociali, e a questa situazione credo che la politica debba dare una risposta prima che la diano l'irrazionalità. E quindi, come persona che spera di rappresentare una forza di sinistra in continuamento, che potrò portare avanti questa battaglia, troverò tanti alleati, sono straconvinto di trovare Adriano accanto a me, perché su queste tematiche poi alla fine ci troviamo, e magari valuterò con lui anche un percorso diverso su qualche opera infrastrutturale importante, perché mi lascerò forse non convincere da lui, ma sicuramente lo ascolterò con lo stesso affetto di sempre e con la stessa attenzione. Grazie mille a Massimo Mattei e Adriano Chini per essere stati con noi. Bocca al lupo Massimo. Bocca al lupo a te Adriano, speriamo di vederci in consiglio. In bocca al lupo a entrambi anche da parte mia, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti per averci seguito da casa, noi ci fermiamo qui e ci vediamo domani. Buona serata a tutti.